Una puntata dedicata a luoghi particolari della Valle di Susa e in particolare e con un focus invece sulla Novalesa. Cosa volete raccontare? Dunque, credo sia la terza o la quarta puntata che facciamo in Piemonte come regione e dopo aver affrontato i vari reali, le varie regge, insomma, ci faceva piacere seguire un itinerario che, come al solito, visto che l'arte italiana, diciamo, per l'80% è dentro delle grandi, come dire, dei grandi edifici di culto, no? E chi commissionava all'epoca le opere d'arte erano i monaci, i papi, i cardinali o i grandi signori del tempo, che poi però avevano sempre un qualcosa di religioso come filo conduttore. Comunque, nella Val di Susa noi seguiamo le grandi famiglie e le grandi fortificazioni che sono poste lungo questo bellissimo itinerario, e quindi il nostro focus è diretto verso questo, verso le fortificazioni della Val di Susa. Novalesa è chiaramente una di queste località dove è possibile raccontare qualcosa di bello. Poi ci sono, no, tutte le varie invasioni, parliamo di Carlo Magno, parliamo di tante cose. Detta così sembrerebbe una puntata che viene fatta dove, come ci si trova, no. C'è un itinerario che noi studiamo puntata per puntata e c'è sempre un filo conduttore. Dall'inizio alla fine è una puntata tutta scritta e c'è anche un po' di territorio, un po' di prodotti. In questo caso andiamo a vedere i grissini artigianali, perché studiamo sempre qualcosa che sia vicino anche, non dico migliaia di anni, ma insomma vicino alle tradizioni più antiche. In questo caso ci è parso bello parlare dei grissini, in altre occasioni abbiamo parlato di altre cose, non solo di gastronomia ma anche di eccellenze del territorio, anche sotto l'aspetto paesaggistico, ma che abbiano sempre un riferimento e una connotazione che segue una storia umana, come il nostro gossip dell'arte, che è una delle rubriche che è in ogni puntata. Noi cerchiamo sempre di mettere insieme una raffigurazione, un prodotto tra virgolette artistico con l'umano che c'è dietro, cioè cosa ha creato in questo caso il gossip. Eravamo qualche anno fa, 2-3 anni fa a Torino e abbiamo parlato della mandria, quella meravigliosa cosa che il re ha costruito per la bella Rosina, no? E quindi cos'era questa sontuosa reggia artisticamente eccezionale, che però era come dire, sotto aveva un risvolto romantico, un risvolto d'amore, quindi un gossip, e il re l'aveva costruito per la bella Rosina. Così capita in tutte le puntate, il gossip dell'arte racconta questo. Quale sarà attorno a cosa verterà il gossip? Me lo lascerei un momento da parte, perché lo dobbiamo ancora girare, e non perché poi chissà quale cosa andiamo a svelare, però lasciamo quest'area di mistero, come quella piccola domanda che faccio all'inizio dopo aver raccontato da un punto alto di dove stiamo, diciamo, girando le riprese. Dico sempre: avete capito di quale città stiamo parlando? Non ancora? Allora vedrete questo gossip dell'arte dentro la puntata della Val di Susa, scopriremo insieme. Lenta le palme e rorida di morte il bianco aspetto, giace la pia col tremulo sguardo cercando il cielo. Buona.